gambate in aria non si possono realizzare. Possiamo dare avvio. Queste sette tappe non devono essere necessariamente portate a termine o a compimento in un raggio di tempo strettissimo. Si può iniziare e soprattutto a quelle segnalate che eventualmente, se ci sono dei suggerimenti, aggiornarle con delle altre. Per esempio, già nel mentre le scrivevo, mi sovveniva la grotta di San Michele sul Dracano, dove c'è stato Sant'Agnello, ma c'è stato perché era un periodo in cui questo San Michele, infatti, l'apparizione di Sant'Agnello con il vessillo contro il re Agilulfo avviene in contemporanea con San Michele. Sono due santi che appaiono in Napoletania, appaiono nel Giro d'Italia, i quali ci raccontano questo fatto. Perché nel tempo che ha vissuto Sant'Agnello, guarda, era già attivissima il cammino di San Michele, quello che parte da Mont-Saint-Michel, a nord della Francia, che era quello che percorrevano i nostri crociati per raggiungere i primi. Saprete, questi monaci armati che andavano a difendere il sepolcro di Gerusalemme. E quindi questa grotta è una tappa importante, è un luogo che richiamava tantissimi pellegrini, richiama ancora tantissimi pellegrini, ed eventualmente potrebbe essere l'ottava o quella che sostituisce qualcuna di queste. Tra l'altro, il nostro parroco ha conoscenze e amicizie dirette, Gragnano, questo nostro concittadino che è parroco di questa chiesa di Sant'Agnello. Indubbiamente le date sono coincidente, quindi lì si celebra Sant'Agnello e noi abbiamo da celebrare il nostro. Creare un piccolo sfasamento tra queste due situazioni. Lì a Cagnano, per esempio, la processione non è stata fatta lì, sarà fatta nel giorno di Sant'Agnello. Tra l'altro sono anche incerto se la processione viene fatta, però abbiamo molte possibilità di andare a vedere questo Sant'Agnello che non è stata molto, quasi per curiosità, per vedere anche sotto l'aspetto artistico, la gente che cosa fa, come si comporta, è vero che questo santo è uno dei santi che terrorizzati sui devoti, non è certamente così, se viene utilizzato, se gli viene chiesta la grazia per il racconto fatto, penso che questo aspetto, diciamo così, terrorizzante assolutamente è da escludere. Vedere le statue, la bellezza delle statue, vedere il busto di argento di Sant'Agnello nel museo di San Gennaro a Napoli, quello che una volta usciva in tutti e 52 busti di argento che uscivano dalla chiesa del Duomo di Napoli per percorrere la strada principale e poi ritornare. Quindi questo è sempre rivolgendomi a voi e chiedendovi, mettendovi queste carbonelle sotto ai piedi, pensate che sia giusto e corretto parlando in questi termini? Al parroco mi rivolgo e gli dico: parroco, i ragazzi delle cure nel giorno del Santo fanno festa, ma lo sanno perché fanno festa? Fanno festa perché è San Daniele, ma è una risposta un poco troppo maccheronica e superficiale. Se invece ci dai il permesso e ritieni valido quello che noi riusciamo a dire e a mostrare, soprattutto con le immagini. Io penso che prima del cervello l'occhio è quello che vede e si rende conto. Mostrare una statua come quella che ti ho mostrato ieri sera in cui si vede su San Daniele assettato tutto mangiato dai tarmi, perché era una statua in legno antichissima e messa da parte perché era irrecuperabile sotto tutti gli aspetti. Significa testimoniare un conto che risale al millennio, oltre il millennio. Parlo a voi la parola per concludere questa situazione. Sicuramente ci insegna, al Quarcisco di Badalamenti c'è una festa loro, una festa più importante.